Sì, grazie Simona, allora innanzitutto buonasera a tutti cari telespettatori, con l'ausilio della grafica guarderemo un po' i numeri che hanno riguardato questa tornata elettorale per le regionali 2015. Partiamo dai candidati presidenti, dai numeri che li riguardano. Il vincitore Luca Ceriscioli. 41,07% ha totalizzato 251.050 voti. Poi il secondo eh, Giovanni Maggi 21,78% con 133.178 voti. Francesco Acquaroli 18,98% 116.048 voti. Gianmario Spacca, 14,21%, il governatore uscente con 86.848 voti e poi eh, infine Edoardo Mentrasti, 3,96% e ha eh, raccolto 24.212 voti. Ed ecco questa è la grafica che riguarda la provincia. Luca Ceriscioli in provincia di Peserubino ha totalizzato il 44,11% con 63.034 voti, Giovanni Maggi 23,13% con 33.051 voti, Francesco Acquaroli il 18,04% con 25.784 voti, Gianmario Spacca 12,14% 17.355 voti, voti, Edoardo Mentrasti eh, 2,57% con 3.676 voti. Ed ora vediamo come sono stati ripartiti i voti per i singoli partiti. Partiamo dai numeri che riguardano la regione in totale. Il Partito Democratico eh, si attesta eh, con 186.357 voti, prendendosi il 35,13%. Poi il Movimento 5 Stelle con 100.202 voti, prendendosi il 18,89%. Eh, uniti per le Marche Ceriscioli presidente, quindi sempre facendo parte della coalizione che sosteneva eh, Luca Ceriscioli, 26,677 eh, voti prendendosi il 5,03%. Eh, altre Marche 20.266 voti eh, aggiudicandosi il 3,82%, eh, seguendo Forza Italia con 49.844 voti, prendendo il 9,40% poi Marche 2020 21.049 voti con il 3,97% eh, eh, democrazia cristiana e spacca presidente con 4.388 voti prendendo uno 0,83% continuando eh, sul lato eh, sinistro della schermata Lega Nord 69.065 voti aggiudicandosi un 13,02% e poi Fratelli d'Italia 34.538 voti per un 6,51%. E adesso guardiamo i partiti splittati sempre nella provincia di Pesaro e Urbino. Partiamo dal Partito Democratico che si è aggiudicato 49.340 voti con un 39,24%. Il Movimento 5 Stelle, 25.675 voti con il 20,42%. Uniti per le Marche, Ceriscioli Presidente, 6.194 voti con il 4,93%. Altre marche 3.055 voti con il 2,43%. Sempre nella lista di Ceriscioli, popolari marche con 1.766 voti e l'1,40%. Forza Italia 11.114 voti con l'8,84%. Scendendo Marche 2020 eh, 4.504 voti con il 3,58%. Lega Nord 15.154 voti con il 12,05% e Fratelli d'Italia che ha totalizzato un 8.928 voti con un 7,10%. Ed ora guardiamo i candidati fanesi, quanti voti hanno totalizzato nei principali comuni della provincia. Naturalmente partiamo in ordine alfabetico. Rossella Accoto per Movimento 5 Stelle a Fano ha preso 1.442 voti. Pesaro 117, Mondolfo 188, Mondavio 14, Cartocetto 120, totalizzando in complessivo 2.253 voti. Uh, Fossombrone 17, Pesaro 45, San Costanzo 82, Pergola 33, Urbino 17. Passiamo a Mirko Carloni che a Fano ha preso 925 voti, a Pesaro 487, a Mondolfo 165, Mondavio 3, Cartoceto 284, Fossombrone 76, Saltara 66, San Costanzo 50, Pergola 9, Urbino 23, totalizzando un complessivo di 2.556 voti. Altro esponente fanese, candidato al Consiglio regionale, era Orietta Ciancamerla per Marche 2020, Area Popolare, a Fano ha preso 59 voti, a Pesaro 4, Mondolfo 14, Mondavio 0, Cartoceto 3, Fossombrone 1, Saltara 1, San Costanzo 1, Pergola 0, Urbino 0, ha totalizzato in totale 90 voti. Davide Del Vecchio sempre per Marche 2020 Area Popolare a Fano ha preso 248 voti, a Pesaro 37, Mondolfo 5, Mondavio 5, Cartoceto 30, a Fossombrone 8, Saltara 44, San Costanzo 4, Pergola 1, Urbino 24. In totale il consigliere del Consiglio Comunale di Fano ha preso 503 voti. Ed ora Elisabetta Foschi per Forza Italia a Fano ha preso 873 voti, a Pesaro 318, Mondolfo 73, Mondavio 11, Cartocetto 76, Fossomborone 83, Saltara 55, San Costanzo 86, Pergola 4, Urbino 535. In totale Elisabetta Foschi ha preso 2.810 voti. Altro candidato eh, del Partito Democratico, Renato Claudio eh, Minardi. A Fano ha preso 2.747 voti, a Pesaro 235, Mondolfo 174, Mondavio 9, Cartoceto 198, Fossombrone 59, Saltara 173, San Costanzo 183, Pergola 57, Urbino 208. In totale il Presidente del Consiglio Comunale di Fano ha preso 4.846 voti. Roberto Pagnoni, sempre in lista per Forza Italia, a Fano ha preso 24 voti, Pesaro 0, Mondolfo 1, Mondavio 0, Cartoceto 1, e Fossombrone 0, Saltara 0, San Costanzo 0, Pergola 0, Urbino 0. In totale ha preso 28 voti. Lega Nord Marche, Luca Rodolfo Paolini a Fano ha preso 678 voti, Pesaro 320, Mondolfo 58, Mondavio 8, Cartoceto 46, Fossombrone 91, Saltara 49, San Costanzo 23, Pergola 16, Urbino 26. In totale Luca Rodolfo Paolini ha preso 1863 voti. Boris Rapa, uniti per le marche, a Fano ha totalizzato 515 preferenze, a Pesaro 56, Mondolfo 126, Mondavio 2, Cartoceto 22, a Fossombrone 51, Saltara 11, 126 a San Costanzo, 3 a Pergola e 34 a Urbino. In totale le preferenze di Boris Rapa sono state 963. Vincenzina Turiani altre marche, sinistra unita a Fano 160 preferenze, a Pesaro 19, Mondolfo 1, Mondavio 0, Cartoceto 1, Una a Fossombrone, 4 a Saltara, 0 a San Costanzo, 1 a Pergola e 6 a Urbino. In totale Vincenzina Turani, Turiani ha preso 204 preferenze. E Roberto Zaffini di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale a Fano ha preso 408 voti, a Pesaro 48, Mondolfo 13, Mondavio 1, Cartoceto 25, Fossombrone 19, 19 Saltara 24, San Costanzo 7, Pergola 1, Urbino 8. In totale Roberto Zaffini ha preso 716 voti. Bene, eh, vi eh, ricordiamo che ve li abbiamo elencati in ordine alfabetico eh, senza nessun ordine di arrivo o di preferenza. Naturalmente questo era quanto, io restituisco la linea a te Simona per il proseguo del telegiornale.